Sindaci d'Italia un anno dopo. Lo scorso 28 ottobre sono arrivati in 4.000 al centro congressi La Nuvola di Roma per dire grazie a Poste Italiane, che ha rispettato le 10 promesse lanciate alla fine del 2018, e per scoprire le novità che l'amministratore delegato Matteo Delfante ha puntualmente annunciato dal palco. Il sindaco precedente, quindi il mandato precedente, ha potuto organizzare e installare il Postamat in comune, per un comune di 600 abitanti è molto importante, quindi le aspettative per quest'anno sono sicuramente una sorpresa. Sono ritornata con grande piacere, ringrazio Poste Italiane, perché per noi piccoli comuni questi incontri sono molto importanti, ci aprono la mente. Hanno rimodernato molto bene l'ufficio postale, che è nella casa comunale, ma l'hanno ristrutturato molto bene con anche il servizio per le persone handicappate. Ho potuto approfittare dell'indirizzo dei numeri di telefono dedicati ai sindaci della sezione centrale di Roma, e grazie a questo ho avuto modo di portare il Postamat, l'ATM, a San Pietro Viminario. Nel mio comune non ce l'avevo. Ho approfittato di questo e quindi ha funzionato molto bene. Devo dire che l'incontro precedente è stato molto positivo, perché abbiamo avuto delle richieste fatte, siamo stati soddisfatti, speriamo che questo incontro ci dia altre opportunità che siano utili soprattutto per la nostra popolazione. I sindaci riconoscono l'importante funzione sociale svolta da Poste contro lo spopolamento dei piccoli centri e ringraziano l'azienda per aver aperto un confronto utile a tutti gli amministratori. Noi abbiamo una popolazione anziana che ha bisogno proprio di questi servizi e vede nelle Poste un punto di riferimento. Poste Italiane è un presidio sul territorio, al pari di altri presidi che possono essere la scuola, la caserma dei carabinieri o il comune, quindi offre un servizio molto importante, molto vicino ai cittadini, quindi ci auguriamo vivamente che continui questa collaborazione con un'azienda fra l'altro molto importante come Poste Italiane, che conosce molto bene il nostro territorio. Poste Italiane ha azzeccato proprio l'iniziativa, perché c'è poco colloquio tra noi amministratori, quindi è importante potersi confrontare e verificare anche la possibilità di poter far sentire la nostra voce. Veniamo a questo incontro per raccontarci, anche per incontrarci tra di noi, per capire quali sono le esigenze di tutti e incontrare quelli che sono i servizi delle Poste Italiane per i piccoli comuni che rischiano lo spopolamento come il nostro. Rappresenta un posto anche di aggregazione sociale, quello che è, diciamo, l'ufficio postale, quindi ci auguriamo che, in linea con quanto già fatto di buono nell'anno scorso, anche quest'anno gli impegni che un'istituzione come Poste cercherà di assumersi con le comunità verranno rispettate.